Negli ultimi 11 anni abbiamo sconfitto numerosi nemici, molti dei quali molto più forti di noi. Ma a quale scopo? Ovviamente la sopravvivenza, ragazzi. Per quale motivo un predatore caccia una preda? Per quale motivo una preda scappa dal predatore nel momento in cui viene cacciata? Semplice, la base di ogni vita, la sopravvivenza. Ed è questa la filosofia di Call of Duty Zombie e del piano di Richtofen. Un piano che essenzialmente non avrebbe portato alla fine a nulla, se non nel ripetersi costante e continuo della stessa sconfitta durante la Grande Guerra. Questa è un po' la filosofia di Tag der Toten. E oggi, ragazzi, siamo qua su questo video perché voglio spiegarvi dettagliatamente il finale della storia zombie di Call of Duty. Partiamo col dire che il piano di Richtofen non è mai stato quello di pulire un universo e eliminare completamente gli zombie dell'esistenza, ma semplicemente il desiderio egoistico di sopravvivere, tale e quale era il desiderio di Monty. Quindi diciamo che Zombie si è sempre basato su quello che è sempre stato, sopravvivenza. Fino alla fine è stato il punto centrale di tutto. Ma per quale motivo ci siamo dovuti estinguere, visto che comunque eravamo arrivati al punto che nonostante le sconfitte, nonostante tutto, saremmo comunque continuati ad esistere? Perché ragazzi, l'universo era talmente frammentato, talmente sbagliato, che ormai vivere dentro quel limbo era diventato una vera e propria agonia, senza fine e senza fondo. È stato giusto che Nikolai prendesse il carico della missione, in quanto considero Nikolai l'unica persona all'interno della Queue de Primis capace di poter addirittura rinunciare alla propria vita per il bene comune, per il bene di tutti e per il bene soprattutto della razza umana. Essenzialmente quello che è avvenuto nella cutscene finale è questo: la distruzione di tutti gli universi per far sì che sia il bene che il male e tutto ciò che è avvenuto di bene, di bello e di sbagliato, di giusto e di sbagliato, venisse cancellato, per poter dar spazio a un nuovo mondo, un nuovo universo pulito, un mondo nella quale non si ripeterà mai l'errore fatto in passato. Quindi perché essenzialmente siamo dovuti morire tutti? Sono dovuti morire tutti i personaggi e tutte le entità presenti nella storia? Semplice, ragazzi, perché era l'unico modo, la presenza di anche un solo personaggio che aveva contribuito nel frammentare il precedente multiverso avrebbe continuato a creare gli stessi identici problemi nel futuro nuovo universo. Quindi Samantha ed Eddie non sono altro che i semi di questo nuovo universo. E come appunto possiamo vedere nella parte fine della cutscene, loro camminano nel buio, nell'etero oscuro, avvicinandosi a una luce. Questa luce, ragazzi, è il futuro, perché loro due sono, parlando in modo biblico, Adamo ed Eva. Loro sono la speranza della razza umana e garantiranno un futuro migliore, in un universo, in un mondo non governato dal male, non governato da Apoticon, non governato da egoisti come Richtofen o il dottor Monty, ma bensì un universo nella quale tutti possono vivere in pace. Ancora un universo spoglio, senza nulla, ma comunque che si evolverà con gli anni. Quindi penso che non ci sia niente di meglio che un finale così, ragazzi, perché col sacrificio di tutti sono riusciti, per l'appunto, a garantire un futuro per l'umanità intera. Ora, voi starete chiedendo, come sono morti i personaggi? Semplicemente la gran parte di essi sono stati appunto inghiottiti dall'oscurità, dal nulla, dall'etero oscuro, come per esempio i Victis. Per quanto riguarda invece la crew dei Primis e degli Ultimis, sono stati avvelenati da Nikolai. Per quale motivo? Perché semplicemente lui doveva fare in modo che tutto ciò che appartenesse all'universo precedente venisse distrutto. E infatti per scelta sua decise di non avvelenarsi insieme ai suoi compagni, per il semplice fatto che doveva garantirsi prima che il veleno facesse effetto nei suoi compagni. Successivamente appunto si fece sparare da Samantha per terminare del tutto questa cosa. Stesso motivo per il quale uccise Richtofen Zombie. Richtofen Zombie, come sappiamo noi, non è altro che la voce che parla Stullinger. Non è altro che il Richtofen di Black Ops 1, di Moon e di tutto Black Ops 2. Alla fine, ragazzi, io penso che non ci sia finale migliore di questo. Perché per tutti quelli che dicono che questo finale ha inserito più buchi nella trama,
Io mi trovo veramente in disaccordo, perché nel momento in cui tutto viene distrutto, tutto viene cancellato, non esiste più niente, non possono esserci altri buchi. Non ci sono più domande a cui rispondere, non ci sono più domande da fare soprattutto. E abbiamo avuto poi la risposta più importante della storia zombie, ovvero cosa i nostri personaggi sono realmente e quali sono i loro sogni, che sfortunatamente non verranno mai e mai avverati. You are more than just my allies, my brothers in arms. You were my friends. I would like to return to my home, my beloved. Before the bombs fell, if only to die by her side. I see myself at peace, serene, sitting beneath a cherry blossom tree, listening to the joy of my children at play. I think I'd like to teach medicine. Maybe pathology. You know, the more I think about it, the more I think I'd be a darn good DI. Get those kids toughened up. I would like to be in favorite bar. But as long as I have vodka, I am happy man. I would like to know for sure that I brought honor to my ancestors and the Emperor. I should probably try to relax. Take up a hobby. Maybe I could open my... Let me think about it. Wherever I go, you know I'll be kicking ass.